Il trionfo della pop art italiana. L'Imago Museum ospita con questo titolo una ricchissima retrospettiva che consacra uno dei più importanti artisti italiani della scena internazionale del Novecento. È un percorso che va dal classicismo al contemporaneo, quello che l'Imago Museum racconta, esponendo opere del maggior esponente della pop art italiana, dai primi lavori monocromi degli anni 60 alle opere informali e materiche degli anni 80 fino a al classicismo degli anni 90 con lo splendido ciclo Matres Matuta, ispirato alle statue votive datate tra il VI e il II secolo a.C., rinvenute nei pressi di Capua. C'è poi il ciclo pittorico ispirato all'oltretomba etrusco, che ripropone in chiave pop gli affreschi della tomba delle Olimpiadi di Tarquinia o di quella dei Tori. Questo c'è una tecnica pittorica unica, insomma, i grandi geni sanno fare, immaginate anche i grandi del Rinascimento dipingere così, né si proponevano di dipingere così, non avrebbero saputo dipingere così. E c'è la televisione reinventata in chiave pop. 400 foto che lui ha scaricato da immagini televisive e ritoccate a mano con la sua tecnica degli smalti. Con centinaia di foto prese dallo schermo e colorate a mano con smalti che raccontano l'ultimo decennio del secolo scorso in 342 pose TV. Infine, le grandi opere dedicate all'Abruzzo, tra cui risalta il senza titolo 430x90 cm, cui nell'87 Achille Bonito Oliva assegnò il premio speciale al 39esimo premio Michetti. La fondazione è riuscita ad aggiudicarsela a un'asta internazionale ed è riuscita, ancorché, a farla restaurare con tecniche innovative per gli smalti che la compongono. Splendida. Dunque si può apprezzare solo a Pescara questa straordinaria opportunità di dialogo tra l'arte contemporanea più temeraria, più sperimentale, con la grande cultura classica e la sua profondità.